Mister, soddisfatto di questa prima in Coppa Italia? Per quanto riguarda il gioco, per come sono soddisfatto a metà, per come ci siamo difesi, mi sono piaciuti perché abbiamo subito 0 gol. Non mi è piaciuta gli ultimi 30 metri del campo. Secondo me bisogna lavorare lì, anche un po' colpa mia, siamo ancora all'inizio, però abbiamo sbagliato tante scelte nell'ultimo passaggio per mandare il compagno in gol. Quando dico che giocare bene siamo tutti contenti, invece non è così, perché si può anche giocare bene e non essere contenti come sottoscritto perché non si è vinto. Ad un certo punto del primo tempo hai provato a cambiare qualcosa davanti, rimettendo Di Renzo al centro, spostando Bacio Terracino a sinistra, Frattangelo a destra, è durato solo pochi minuti, ma cosa ti è sembrato? Molto bene, però ricordiamoci che non posso poi durante l'anno avere 3 punte centrali come Di Renzo, Frattangelo e Piccioni, quindi è tornato al suo posto, però sono 3 attaccanti che, faccio un esempio, non so, Piccioni va sul fondo, la mette e poi invece di rientrare centralmente rientra in fascia, quindi è andato a ricevere Di Renzo, rimane centralmente e poi dopo si mettono a posto. I 3 attaccanti davanti possono fare quello che vogliono, l'importante è che facciano gol. È un Teramo che è piaciuto, l'unico rammarico è, ripeto, io non voglio mai essere contentissimo quando la squadra non vince. Sembrerà retorica, sembrerà quello che volete, ma a me non abbiamo perso, abbiamo pareggiato, però a me piace vincere. Forse, voglio dire, è una cosa che piace a tutti gli allenatori. Forse non devo essere così perché sembro quasi che faccia della retorica, però io il primo voglio vincere. Quando mi si chiede che cosa volete fare come obiettivo, non lo so, però ogni settimana noi dal martedì iniziamo a lavorare per la domenica e mentalmente noi dobbiamo andare in campo per vincere, o meglio, tutta la squadra, l'allenatore, lo staff, tutte le persone che lavorano intorno a me, ma la segreteria e lo staff, tutti bisogna andare forte, perché i punti non li porta solo l'allenatore, non l'attaccante, non il giocatore, li portano tutti i punti, dallo staff sanitario, staff medico, la segreteria, tutti portano punti, dallo staff dirigenziale, quindi i punti li porta tutta la società, non solo lo staff tecnico. Mister, per chiudere, magari a te non piace parlare di singoli, però se diciamo Spighe e Di Renzo bene, Bacio Terracino ancora un po' indietro, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, poi tra un mese mi farete la domanda. Spighi e Di Renzo un po' così così, oggi bene Bacio Terracino. Penso che sia dovuto alla condizione fisica di un giocatore. Non dimentichiamoci che ogni calciatore ha il suo stato di forma. Lo stato di forma, insomma, se uno non è a posto e l'altro un po' di più compensa quello che è meno in forma, l'importante è che la squadra giochi in questo modo. Mister Destro, la prima ufficiale della Sofermana, che voto dà la sua squadra questa sera al Bonolis? No, abbiamo lottato, ci siamo difesi abbastanza bene, con ordine. Dobbiamo migliorare un po' nelle uscite, però chiaramente è la prima partita, d'altronde c'è tutto il tempo ancora per migliorare. Comunque è una buona gara, direi. Mister, dal punto di vista della squadra, a che punto è, sia dal punto di vista fisico e se vogliamo anche dal punto di vista del completamento dell'organico, a che punto siete? Beh, dal punto di vista fisico ancora dobbiamo fare 3-4 lavori importanti con il prof, quindi ancora dobbiamo migliorare tanto. Da un punto di vista numerico ovviamente non siamo ancora al completo, ci manca qualcosa, ma c'è tutto il tempo per operare. Cosa manca? Manca. Noi abbiamo sulla rosa, abbiamo 2 difensori proprio contati, centrali, ci manca forse una punta, un centrocampista, un esterno, ci manca 3-4 giocatori.